Un italiano su 10 è in povertà assoluta, in totale più di 5 milioni e mezzo di persone, secondo l'ultimo rapporto Caritas. In questo contesto drammatico, il progetto di solidarietà Golden Links ha distribuito a persone e famiglie in difficoltà, nei suoi primi 5 anni di attività, oltre 265.000 beni di prima necessità, indumenti e calzature, ma anche libri e giocattoli, donati da un gruppo di aziende, ma consegnati tramite organizzazioni non profit in un innovativo progetto di recupero delle eccedenze industriali per generare inclusione sociale. Tutto è connesso, il benessere di un'azienda, la crescita di un'azienda dipende molto dal benessere dei suoi lavoratori, del benessere nella comunità nella quale è inserita e dal benessere di tutti. Attraverso la Caritas italiana a cui va tutto il nostro riconoscimento, siamo riusciti appunto a raggiungere 80.000 persone in stato di fragilità. I beni donati dalle aziende vengono raccolti, selezionati e confezionati da persone in difficoltà, in particolare donne e detenuti, per poi essere distribuiti in tutta Italia attraverso 25 istituti penitenziari e 92 empori solidali della Caritas italiana. Lavorare con i poveri e non solo per i poveri, credo che questo sia il grande successo di questo progetto, che apre una via, che ci apre con creatività, come dice Papa Francesco, che ci dà la possibilità di continuare a proporre progetti similari.